Amici amanti dei soldi facili, benvenuti su Top Off. I soldi non danno la felicità. Certo, in linea di massima questa frase ha ragione, ma nei tempi moderni bisogna avere qualche soldino se vuoi mangiare e soprattutto divertirti un po'. E allora mi sono chiesto, perché non fare una classifica di 5 lavori molto strani che ci permettono di guadagnare molto bene? Il primo lavoro di questa classifica sembra essere uscito direttamente da un film, magari da un vecchio western. Sto parlando di un lavoro particolare come quello del cacciatore di taglie. Già tanto tempo fa nel suolo americano era uso e costume per comuni cittadini privati andare a caccia dei criminali, o vivi o morti. E tu naturalmente guadagnavi e vivevi in base a quanti criminali riuscivi ad acciuffare, e attualmente nei tempi moderni le regole sono molto simili. Un lavoro duro, pericolosissimo, sempre in mezzo alla criminalità, ma con la possibilità di ottimi guadagni. Infatti per ogni criminale che riuscirete ad acciuffare potrete prendere premi da quasi 5.000 dollari. Il prossimo lavoro vi farà diventare quasi dei contadini, perché stiamo parlando di coltivare una pianta considerata da tutti un oppioide e una pianta che può creare molta dipendenza, ma che naturalmente genera tantissimo profitto. Sto parlando naturalmente del venditore di marijuana. Sia ben chiaro amici, questa particolare pianta, se coltivata nel suolo italiano, è assolutamente illegale, ma per l'industria farmacologica, per l'industria chimica e soprattutto per i numerosi benefici che può portare questa pianta al sonno, all'antistress, all'effetto antidolorifico, è una pianta incredibilmente richiesta. Volete sapere quanto si guadagna? Ebbene, stiamo parlando di quasi 100 euro per ogni 10 grammi di vegetale essiccato. E ora parliamo degli spogliarelli, delle spogliarelliste e soprattutto degli spogliarellisti. Ebbene amici, non è vero che questo lavoro è esclusivo delle donne, c'è grandissima richiesta di figure maschili. Questo è un lavoro fantastico, potete sedurre le persone davanti a voi con incredibili e sexy balletti, magari in un palco, oppure magari più comodamente davanti al PC sopra al vostro letto di casa vostra. Essere spogliarellisti o spogliare liste non vuol dire favorire la prostituzione, ma bensì divertire il pubblico con movenze sexy, movenze molto hot, movenze sessuali. E anche in questo lavoro il guadagno è assicurato. Siete belli? Siete prestanti? Non siete timidi? Allora potete incassare in una notte quasi 1000 euro. E ora un lavoretto per voi, amici maschietti, se volete raggranellare quasi 50-100 euro a prestazione. Anche qui c'è qualcosa che riguarda la sessualità, ma per un fine molto più ampio. Signori, stiamo parlando del donatore di sperma. Ebbene sì, dopo aver analizzato il vostro liquido seminale, dopo aver visto le vostre credenziali e soprattutto se avete bisogno di qualche soldino e volete far felici tantissime donne nel mondo, questo è il piccolo favore che potete fare all'intera umanità. Ogni anno alla banca del seme centinaia di donne fanno richiesta di inseminazione artificiale. Un business molto importante, ma che soprattutto contribuisce alla formazione di una nuova famiglia. E in prima posizione parliamo di lui, il lavoro che tutti noi almeno una volta abbiamo sognato di poter fare. Sto parlando naturalmente di essere porno attrice o magari porno attore. Ragazzi, l'industria del porno mondiale è la più remunerativa che mai potreste sognare di poter fare. È un'industria colossale dove ogni anno miliardi di dollari vengono versati e quindi guadagnati da incredibili attori. Non mi credete? Eppure nomi come la grandissima Jenna Jameson o Jenna Hayes sono riusciti in solo un anno a guadagnare quasi 2 milioni di dollari grazie alle loro performance. Un lavoro super remunerativo e soprattutto molto divertente da fare. Insomma, che cosa volete di più? Amici, spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto prendete tutto in allegria. Questa è una classifica fatta per ridere e non per invogliarvi a fare cose
molto strane. L'unica cosa importante è che voi lasciate un like e soprattutto ci vediamo qui su Top Off al prossimo video. Ciao!